Abbiamo qui con noi questa sera quattro produttori che rappresentano appunto alcuni dei vini che abbiamo in degustazione e che ci aiuteranno nella comunicazione di questo evento. Bene, chi chiamiamo per primo? Allora, il primo produttore è Paolo Della Rovere. Buonasera. Buonasera, allora ripetiamo il suo nome, siamo in compagnia di... Paolo Della Rovere. Della cantina? Castello di Spessa. Beh, è importante, Castello di Spessa lo conosciamo benissimo, molti eventi, molte occasioni di incontro e una produzione di tutto rispetto, no? Certamente, siamo con una produzione di circa 300.000 bottiglie, suddivise una parte sul Coglio Goriziano, una parte sulla Doc Isonzo. Questa sera presentiamo il Coglio in questa serata e la nostra azienda sul Coglio ha circa 30 ettari. E quindi naturalmente avete anche una bella ricettività, immagino. Certamente, oggi il Castello di Spessa è anche un relais chateau con 15 camere, col ristorante, il campo da golf e prossimamente sarà aperta anche la spa, quindi ci sarà la possibilità anche di rimanere da noi, oltre che per dormire e mangiare, anche per divertirsi rilassarsi. Io ci sono passato l'anno scorso perché c'era un evento legato a una gara automobilistica di auto storiche, sì. E ho apprezzato il bellissimo spazio che avete e che naturalmente, come diceva lei, è una tappa importante. Quindi Paolo, cosa c'è di meglio se non questo Enjoy Coglio Experience, andare al Castello di Spessa? Indubbiamente a fine maggio, inizio giugno bisogna andare a visitare l'azienda, sicuramente. Bene, quindi ci ritroveremo sicuramente all'interno della cantina e del castello. Volentieri. Grazie ancora. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Grazie.